Buonasera a tutti e bentrovati a Michi all'ottava. Ottava, siamo già all'ottava. Ottava puntata di In Salute, siamo già all'ottava puntata, ottava settimana insieme e siamo veramente tanto contenti di quanto ci state seguendo e del supporto che ci state dando tutte le settimane da casa. Ricordo la scorsa puntata, la settima puntata di In Salute, abbiamo parlato di una tematica non convenzionale, no, possiamo dire, perché è stato veramente molto molto interessante. Assolutamente, ci eravamo presi tantissimo, infatti con Fabrizio Bartolucci, che salutiamo, avevamo parlato del teatro che fa bene alla salute, di come il teatro può incidere nella salute fisica e mentale di una persona. E a proposito, io ringrazierei subitissimo, immediatamente, il vincitore del quiz della settimana scorsa. Subito. Roberta dal quartiere di San Lazzaro ci ha scritto, ha vinto il quiz della scorsa puntata. Ok, quindi la ringraziamo, ha già ricevuto un messaggio dal nostro team di In Salute, ricordiamo a Roberta che ci può rispondere quando rimane comodo, e ha vinto una consulenza con me e con Michele per... Ci stiamo specializzando nei quartieri adesso. Assolutamente, le persone addirittura ci dicono da dove vengono. Tra l'altro salutiamo anche tutti i telespettatori dell'entroterra che ci scrivono sempre caldamente, sì, dalle e nostre... Ringraziamo e li ringraziamo, assolutamente, ci arrivano messaggi anche da Cagli, Cantiano, da queste zone, quindi grazie a tutti che ci state seguendo. Oggi Michi, io ringrazierei innanzitutto anche il nostro sponsor. Subito. Ci pensi tu? No, prego, a lei la parola, che la vedo spedita oggi. Dopo sì, mi è tornata la voce dopo ormai 15 giorni, quindi posso parlare un pochino di più. Ringraziamo sempre Settimia Ritorto, che ci vede da casa, che salutiamo, ciao Setti, con la sua Edil Service, che anche oggi ha deciso di patrocinare e sponsorizzare la nostra puntata come quella della settimana scorsa. Quindi la ringraziamo, avete visto scorrere poi in sovrimpressione il suo logo, e quindi la ringraziamo. Grazie. Mille Settimia e Edil Service. Io ricorderei sempre anche il format In Salute per chi magari si approccia per la prima volta a questo programma, anche se sono due mesi che andiamo in onda. Ogni puntata abbiamo l'obiettivo di dare del valore riguardante una tematica della salute. Ci facciamo affiancare da professionisti oltre a noi in varie situazioni, in varie tematiche, e il nostro obiettivo è dare informazione alle persone per aver voglia, dare un input in più alle persone di prendersi la responsabilità, a volte la voglia di prendersi cura di se stessi e stare meglio. Quindi questa è un po' la nostra mission e la visione che abbiamo di questo programma. Ringraziamo le persone che ci sono state fino ad oggi e quelle che ci saranno in seguito. Ricordiamo che parliamo di una tematica, al termine ci sarà un quiz e si potrà vincere una consulenza con noi. Quindi partecipate numerosi ai quiz che andremo a fare. E come giustamente ci ricordava Michele, qui in sovrimpressione vedete il nostro numero. Assolutamente sì. Al quale da adesso, quindi all'inizio della puntata fino alla fine, potrete interagire direttamente con noi e chiederci tutto quello che volete, chiaramente inerente alla puntata odierna. Ovviamente. Ma fino adesso sono stati sempre bravi. Sempre bravissimi. Abbiamo sempre cercato di rispondere a tutti, quindi se abbiamo peccato di qualche mancanza con qualcuno, fatecelo sapere. Abbiamo cercato di rispondere sempre a tutti e comunque potete darci anche degli stimoli, anche degli input per le settimane successive, perché fino alla fine del mese di maggio comunque saremo con voi qui su Fallo TV e magari potreste darci anche lo spunto di una tematica che vogliamo affrontare insieme. Mi piacerebbe che affrontassimo in puntata tutti i venerdì. Quindi Tommy, ottava puntata, cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di una tematica che è molto nelle nostre corde. Infatti oggi non ci faremo aiutare dall'esperienza, dalla sapienza di qualche ospite, come di solito saremo soli e ogni tanto ci piace approfondire qualche tematica un pochettino più affine alle nostre competenze. Oggi parleremo dell'esercizio fisico, del dimagrimento, di quella che è la formula giusta per gestire anche l'alimentazione e quelli che sono i falsi miti per gestire un percorso su se stessi verso una migliore forma fisica. Io direi proprio un percorso, visto che è la settimana dopo Pasqua e le richieste ci vengono sempre più fatte, riguardano la prova costume, l'estate, rimettersi in forma. Oggi vogliamo parlarvi proprio di un percorso, perché quando si affronta
un percorso per l'appunto, si inizia a fare un qualcosa di diverso, ovvero si va a cambiare l'alimentazione, si inizia magari ad andare in palestra, ci sono varie situazioni da affrontare. Oggi lo andremo ad analizzare parlando per l'appunto di percorso, perché è di questo che si parla e non di uno spot, quindi vado e cerco la soluzione magica in 10, la dieta dei 10 giorni. Quindi andiamo. Adesso sono tutti ai ripari, no? Hanno tutti paura, sì, un pochettino di quest'estate che è sempre più alle porte. Stiamo cominciando a vedere. Adesso ancora è freddo, fortunatamente. Infatti, un pochino il tempo ci sta aiutando, però manca veramente poco all'estate. Sì. E possiamo dare qualche consiglio utile per accorciare un pochino magari i tempi e per dare anche un giusto approccio a quello che si può fare in questi mesi, no? Esatto. Prima di tutto, io, Tommy, prima ci aiuteremo come sempre con delle slide per farvi avere i punti essenziali riguardanti la tematica, ma prima io, Tommy, vorrei far capire alle persone la figura che è sempre più presente nel territorio, tante persone si affidano sempre più al personal trainer. Quindi che differenza c'è tra l'andare in palestra o e fare le cose da solo oppure affidarsi al personal trainer? Chi è? Qualifica? Come può aiutarci? Ma guarda, Michi, io direi di approcciarla in una maniera molto molto tranquilla, sì, questo discorso, ne chiacchiereremo un pochino insieme su questa cosa, quasi come se fosse uno scambio di idee e di opinioni, anche tra due persone che lavorano insieme da tanto, no? E oggi guardavamo anche qualche stralcio di qualche materiale che avevamo prodotto anche anni fa, e il personal trainer è una figura in costante evoluzione, possiamo dire. Quando abbiamo iniziato noi, quindi più o meno nel 2015-2016, sì, perlomeno io all'attivo ho iniziato a inquadrare il lavoro del personal trainer verso quegli anni, si iniziava un pochettino ad vedere un cambiamento tra l'istruttore di palestra, sì, cioè la persona che fondamentalmente ti guidava nelle schede, nell'esercizio, verso la stesura di quello che era più o meno un protocollo d'allenamento, e invece quella figura professionale che veniva da un percorso di studi come quello che abbiamo fatto noi, quindi la laurea che una volta si chiamava ISEF, oggi si chiama Scienze Motorie Sportive della Salute, che poi abbiamo fatto anche qualche settimana fa una puntata sul kinesiologo, no? Che fondamentalmente, esatto, è la nostra figura professionale, quella persona, quel soggetto che è in grado di costruire e di cucire un vestito addosso alla persona che ha bisogno di intraprendere un percorso. Qualche anno fa i percorsi iniziavano sempre a monte, no? Dal problema, cioè nel senso io vado dal medico perché sto male, vado dal nutrizionista, dal dietologo, dal dietista perché non mi sento in forma, ho bisogno di dimagrire, e poi forse approcciavo in un modo giusto o sbagliato l'attività motoria. In salute nasce anche da questo format, secondo me, Michi, nasce anche da questa problematica qua, cioè capire che la base, lo zoccolo duro, la prima pietra che bisognerebbe mettere nella salute della persona è iniziare con il movimento. Assolutamente d'accordo. Poi ci siamo fatti aiutare anche da vari professionisti, già che abbiamo visto, nutrizionista, psicologo, eccetera, ed effettivamente il movimento è salute, sia per stare bene, non andare incontro a problematiche muscoloscheletriche, sia per quello che è il mantenimento del proprio peso forma e della propria situazione anche estetica. E quindi il personal trainer, concludendo, diciamo che è quella persona che ti guida in un percorso di attività fisica, dovrebbe avere la qualifica di laurea in scienze motorie, anche se per la legge italiana non è proprio così, però diciamo che deve somministrare l'esercizio fisico, quindi deve essere in grado di capire chi ha davanti senza portare problematiche, ma cercando di risolverle e somministrando, mi piace a me questo termine, quindi somministrare l'esercizio fisico, abbiamo parlato anche di esercizio terapeutico qualche puntata fa, al fine di far raggiungere l'obiettivo fisico, estetico o di salute al proprio cliente. E quindi, diciamo, ti accompagna quando una persona entra in palestra, perché molte persone hanno paura, no? Quali sono le, sì, problematiche di adesso? Che le persone magari hanno paura di entrare in palestra perché non si sentono adatte, non sanno fare l'esercizio e hanno paura di farsi male. E diciamo che il personal trainer è quella persona che ti prende per mano e ti accompagna, andando a vedere che effettivamente non è niente né di magico né di pauroso, ma è semplicemente ritrovare se stessi e prendersi cura
del proprio corpo. Poi è anche vero che un personal trainer serio, secondo me, no? Cioè ogni professionista deve avere anche un'etica, deve avere anche un'etica professionale, deve avere un modus operandi chiaro. E noi abbiamo sempre divulgato fondamentalmente alle persone che ci chiedevano consigli, che si facevano seguire, la cultura del dare a Cesare un pochettino quello che è di Cesare. Cioè nel senso, la formula migliore per un percorso di successo è sempre un lavoro di squadra, sì. È sempre un lavoro di equipe, in cui mai uscire dalla propria area di competenza. È sempre giusto rivolgersi a il medico per quanto riguarda l'approccio giusto e la stimolazione giusta e la terapia corretta per la propria esigenza. A monte c'è sempre, ci deve essere sempre la figura medica, e poi a cascata ogni professionista per il proprio comparto di lavoro. Il biologo nutrizionista per la parte di alimentazione, il kinesiologo per personal trainer per la parte di attività motoria, il fisioterapista per la parte riabilitativa e manuale. C'è sempre un compartimento. Questa è la base e anche l'invito ad ogni professionista di limitarsi al suo campo, cosa che forse un po' con i social, col mondo di oggi è sempre più abusato il tuttologo, quindi so tutto io. Ma noi diciamo che col messaggio anche di In Salute stiamo cercando di portare per professionisti differenti proprio anche per questa ragione. Detto questo, Tommy, io inizierei. Noi abbiamo preparato 10 punti per far sì che un percorso funzioni, quindi andando a vedere un po' quelle che sono le situazioni. Io mi immagino a casa una persona che oggi, magari ad aprile, non è partito per X motivi prima, diciamo, vuole mettersi in gioco ad oggi, la situazione che sta affrontando, quindi mettersi in gioco e iniziare un percorso, da dove partire, cosa dover fare, e quindi questi 10 punti sono nati un po' da questa situazione qua. Come sempre ci aiutiamo con le slide e partiamo subito andando a vedere quello che cos'è il dimagrimento, quindi è vedere step by step ciò su cui dovremmo focalizzarci per iniziare un percorso. Non parliamo, infatti, come abbiamo visto, già detto, soltanto di alimentazione e allenamento, ma anche su delle aspettative che possono esserci in un percorso, quindi una persona quando inizia a mettersi in gioco. Ci focalizzeremo sulla mentalità e su alcune strategie che possono essere utili. Quindi ogni cambiamento inizia sempre con un piccolo passo, e il primo piccolo passo è sempre il primo punto che adesso andiamo a vedere insieme, Tommy. Oh, che bello, noi l'abbiamo chiamato proprio coraggio. Praticamente spesso è sempre il fattore mente, no? Il fattore testa, uscire. Noi abbiamo scritto proprio uscire dalla propria zona di comfort. Cioè spesso purtroppo le condizioni di malessere, no? Cioè quelle condizioni in cui io sono in sovrappeso, in cui io sto male, in cui ho un problema fisico, ci portano sempre un pochettino a rimandare, cioè ad adagiarsi sugli allori o a temere addirittura il cambiamento. E com'è che possiamo anche riassumere un pochettino questa cosa, Michi? Sì, diciamo che magari le persone si sentono anche a disagio, no? Inizialmente, e quindi piuttosto che vederla come una situazione di disagio, ribaltando la visione, in realtà si è coraggiosi, cioè si è coraggiosi a prendersi la responsabilità di mettersi in gioco. E non importa da dove si parte, Tommy, no? Ogni persona ha un punto di partenza che è un punto 1, un punto 0. Non importa quello che abbiamo fatto fino ad oggi, quello che abbiamo fatto fino ad oggi è il passato, non si può cambiare. Siamo il risultato e la somma delle scelte fatte nel passato, ma da oggi in avanti possiamo cambiare, quindi il coraggio di prendere questa decisione è il primo punto. Quindi piuttosto che iniziare una qualsiasi strategia, prima cosa bisogna decidere. Questa poi è la cosa che diciamo sempre alle persone quando varcano la nostra porta, no? Sì, quando sì. Entrano nel nostro ufficio, che ci sediamo uno davanti all'altro con la persona che dobbiamo seguire, io perlomeno dico sempre una cosa, cioè il cambiamento è già iniziato dal momento in cui tu ti sei messo a sedere in quella scrivania davanti a quel professionista. Già scegliere, avere l'umiltà di dire ho bisogno di affidarmi a qualcuno, già secondo me è già stato fatto un 50% di quello che bisognava fare. Anche di più, anche perché magari quella decisione è stata presa dopo settimane o mesi. O mesi addirittura. O mesi di stallo. Infatti arriva qualcuno e dice sono mesi che guardi i vostri video.
Può succedere che qualcuno ha detto inizio anno nuovo e ancora deve iniziare. Quindi... Oppure il famoso comincio lunedì, no? O a settembre, esatto. Che poi è sempre gennaio, è sempre... Quindi complimenti a tutte le persone che hanno iniziato questa settimana, perché lunedì era Pasquetta e di solito si dice di Venere, di Marte non si parte. Ma se siete partiti già. Quindi è ottimo. Anche sfatare il mito di quella che è come si dice, Michi, dei falsi miti anche della sfortuna, sì. No? Sì. Però dai, diciamo che il primo punto comunque è il coraggio. È il coraggio di iniziare, il coraggio di decidere. E se già avete la forza di fare questo, perché ognuno ce l'ha, parliamoci chiaro, no? Sia di fare un'alimentazione, sia che iniziare l'esercizio fisico, siamo già a buon punto. Il punto 2 invece inizia a essere un po' più impegnativo, perché è un cambio di mindset, quindi un cambio di mentalità. Perché una volta deciso che si è partiti, la mente cosa tende a fare? Tende a regredire, quindi tende a farci tornare indietro. Oddio, se non ce la faccio, oddio, perché sono partito, non potevo stare a casa così stasera, potevo mangiarmi i biscotti, oppure al posto di andare ad allenarmi con Tommy potevo stare nel divano a guardare una bella serie di Netflix. Quindi quello su cui dobbiamo lavorare, Tommy. Questo è tantissimo, ma infatti qui ancora, secondo me, Michi, in questo punto 2 siamo ancora seduti in quella sedia. Sì. Cioè, quando noi diciamo sempre, il percorso all'inizio, anche se volete farvi seguire da un professionista, a seconda di dove siete, perché sappiamo che i nostri telespettatori, Michi, sono di tutta la regione Marche, fondamentalmente, sì. Quindi ci guardano un po' da ogni zona del centro Italia, noi diciamo sempre una cosa, ogni percorso che si rispetti deve partire con una chiacchierata di anamnesi, secondo noi. Cioè un primo step in cui io mi metto un pochettino a nudo, esatto, con la persona che decido che sia la persona giusta per farmi seguire. Cioè se il personal trainer, se il kinesiologo, cioè la persona che inizia e costruisce il percorso sul tuo obiettivo, sulla tua esigenza, sul tuo corpo, non conosce quelle che sono le criticità, le problematiche, soprattutto a livello proprio temporale, quando inizia il problema. Magari iniziano i percorsi, parte la prima settimana, la seconda settimana, e la persona a casa soffre. Sì. E il personal trainer deve sapere questa cosa. Sì. Quindi diciamo che quello che vogliamo mandare anche come messaggio di cambio mentalità, innanzitutto che i momenti sia di sconforto, sia di up and down, soprattutto all'inizio, sono più che normali. All'inizio, dopo che abbiamo preso il coraggio di iniziare, può succedere che la mente, come abbiamo detto, tenda a tornare indietro, oddio, chi me l'ha fatto fare, ma quello che vogliamo farvi passare è darvi una prospettiva diversa, ovvero anche, no, molte persone iniziano a dire, ma la dieta l'ho fatta 1000 volte, mi sono iscritto al primo mese in palestra e poi non ci sono più andato, quindi cosa iniziano a pensare? Che risuccederà la stessa identica cosa. È verissimo. Quindi dobbiamo fare questo piccolo switch mentale, al posto di dire, vabbè, è sempre stato così, risuccederà, iniziare a pensare che quello che abbiamo fatto fino ad oggi è solo esperienza. Quindi abbiamo trovato dei modi per cui per una situazione o un'altra non è andata. Ecco, secondo me, dove svolge un ruolo veramente importante il professionista a cui ti affidi, perché non è solo una persona che ti fa fare correttamente l'esercizio, ma diciamo che Tommy, che è anche un po' un confidente, è la persona che ti sprona quando tu non hai voglia, e si crea anche una sorta di legame che fa sì che siamo un po' il guardrail, no? Per non andare fuori strada. Poi è chiaro che ci sono i momenti sì e i momenti no, come in tutte le cose, nella relazione, nel lavoro, nella vita quotidiana e così per forza anche nel percorso. Io infatti mi vorrei sbilanciare un pochettino. Cioè si sbilanci. La nostra figura professionale è qui, non si dovrebbe mai, no, parlare troppo bene o cercare di pubblicizzare troppo la propria professione, però io vorrei sdoganare un pochettino un concetto. Cioè il personal trainer ad oggi in Italia, perlomeno nel costume comune, viene un pochettino come interpretato come il ragazzo che ti fa fare attività fisica, e gli viene sempre data una sfaccettatura e un velo e una patina di leggerezza che secondo me non gli appartiene, o perlomeno non appartiene alle persone che approcciano questo lavoro seriamente. Prima hai usato una metafora bellissima, no? Il guardrail che ti tiene sempre dentro la strada, dentro il binario giusto, e non potete capire voi da casa quanto è anche complicato vestire i panni di un personal trainer, e quanta lucidità mentale, quanta empatia e predisposizione
ci vuole per entrare in sintonia con una persona. Ma infatti anche tra le caratteristiche, al di là poi quelle puramente tecniche, magari ci sono persone estremamente tecniche dal punto di vista del bagaglio di conoscenze e di consapevolezza, poi magari venendo meno la parte più empatica, essendo persone, essendo animali sociali, le persone magari non riescono a proseguire proprio perché manca, tra virgolette, il lato umano. Quindi sicuramente anche l'esperienza gioca un ruolo fondamentale, come in qualsiasi professione e situazione. E poi attenzione, mai pensare che rivolgersi a un personal trainer significa diventare fissati. Ah. Mai pensare che iniziare a fare attività fisica guidata sotto la guida di una persona che lo fa di lavoro significa adesso io esagero, sì, e diventerò un fanatico, un patito, un culturista. Purtroppo le persone hanno sempre paura. Quante ragazze arrivano in struttura e iniziano il percorso in palestra, per carità, non farmi diventare le gambe muscolose perché non mi piacciono. Voglio diventare grosso, ovviamente, poi lo vedremo bene, però è normale, ci sta. Ed è anche compito poi di ogni professionista, come abbiamo parlato nella fisioterapia, nell'osteopatia, mandare i messaggi semplici senza troppi tecnicismi, perché poi sennò si entrerebbe nel noioso, ma per far capire che non è così. No, assolutamente. Non è così, anzi, se fosse così semplice. Noi siamo dei pionieri dello star bene, esatto, quindi del vivere la propria vita, come dice il programma, in salute. Esattamente. E andiamo con il punto 3, che è un po' quello che una volta io ho preso il coraggio e quindi inizio a cambiare la mentalità, inizio quindi a ricercare di cambiare, di avere nuove abitudini, è come trovare il giusto percorso per i miei obiettivi. Perché questo? Perché oggi viviamo nell'era dell'informazione di internet, in cui, l'abbiamo un po' detto prima, no? Siamo spesso troppo tutti tuttologi, andiamo oltre delle volte a quelle che sono le nostre competenze, e quindi è anche difficile, da tutti gli input, pubblicità, personaggi famosi, il programma per snellire qualcosa, trovare magari la persona di cui parlavamo prima, quindi una persona a cui affidarsi. E quindi come trovare il giusto percorso? Innanzitutto informandosi, no? L'unica arma che abbiamo è l'informazione, quindi il curriculum anche delle persone. Prima cosa, per esempio, si sono laureate, come abbiamo detto prima, se c'è la possibilità, come ha anticipato Tommy prima, di avere un team multidisciplinare, quindi personale sia che riguarda l'aspetto nutrizionale, piuttosto che il personal trainer che ti dà la dieta, ti cura e ti fa qualsiasi cosa, ma avere un'equipe, quindi il lato psicologico, il lato mentale, il lato dell'alimentazione, il medico. E poi, Michi, hai detto una cosa importantissima, no? Siamo nell'era dei social network, dove l'apparire è sempre la chiave, no? Esatto. Fotografiamo qualsiasi cosa, fotografiamo quello che mangiamo, fotografiamo noi stessi, e l'immagine, la propria immagine ad oggi è sempre più importante, no? Il famoso abito che non fa il monaco, ormai nel 2023 è un detto che è stato abbastanza sdoganato, Michi, no? Esattamente. È importantissimo, quindi, oltre ad avere un bel fisico, una bella forma fisica e un bel bigliettino da visita, che ci siano anche i contenuti poi. Assolutamente, è per quello un po' il mix del fitness influencer che sono nati con i social, magari persone super sportive, con fisici super atletici, che però magari mancano di contenuto, come dicevi te, però magari qualcuno cade nel farsi seguire, poi cade, è brutto da dire cade, però proprio perché immagina che quell'immagine poi si rifletta su di esso, diciamo in questa maniera. Si ambisce una condizione di qualcun altro, no? Esatto. Andiamo a vedere un po' il quarto punto, prima di poi fare un piccolo break insieme, che è veramente importante, che è l'impostazione degli obiettivi. Quindi noi abbiamo avuto il coraggio di decidere, quindi di prenderci la responsabilità di iniziare il percorso, stiamo iniziando a cambiare mentalità e non regredire subito dietro, quindi cambiare le abitudini, iniziare a pensare positivo, affidarsi a una persona, abbiamo studiato, no, su il personale a cui vogliamo affidarci, quindi un team di persone che possano guidarci verso che cosa? Verso l'obiettivo. E l'obiettivo, come potete vedere, non può essere un obiettivo a 10 giorni, no? È successo, vi racconto questo piccolo aneddoto, una richiesta
per un matrimonio 7 giorni dopo. Ovviamente non è questo il messaggio che vogliamo mandare. Purtroppo la bacchetta magica non esiste, questo no, lo possiamo dire. Ma soprattutto dire, no? È sbagliato il concetto, ovvero quello di guardare il risultato istantaneo piuttosto che iniziare un percorso di salute con obiettivi a medio lungo termine. Pensate a chi si allena per le Olimpiadi, che si allena 4 anni senza fare gare per poi dare tutto in un minuto. Quindi non dobbiamo essere fare un'Olimpiade, però sicuramente dobbiamo impostare degli obiettivi a medio e a lungo termine per migliorare, perché i percorsi richiedono tempo. Quindi possiamo concludere in sintesi che alla base c'è sempre comunque la salute, no? Cioè la forma fisica, l'aspetto esteriore è sempre forse l'ultimo degli obiettivi. È quello più gratificante poi, perché a chi non piacerebbe avere un bel fisico, a chi non piacerebbe essere in forma, a chi non piacerebbe avere una performance importante. Però quello è sempre l'obiettivo estetico che ha una sua importanza, ma ogni percorso va approcciato, come diceva Michele giustamente prima, a lungo termine per un discorso di salute personale, per stare bene. Per quanto riguarda il dimagrimento, come troviamo, invece molti si aspettano che sia bam, una linea dritta verticale, quindi se io inizio il primo mese ne perdo 5, poi 10, poi qui di 5 in 5 sparisco. Invece no, il corpo si adatta, ci sono dei momenti di stallo. È un po' una montagna russa, no? È una montagna russa, esatto. Quindi non dobbiamo focalizzarci troppo delle volte sulla bilancia, sul numero, ma sapere appunto che è un percorso che va intrapreso in questa maniera. Detto questo, Tommy, ci fermiamo qualche istante. Ci fermiamo qualche minuto e proseguiamo. Quindi ci vediamo fra poco, ci fermiamo un secondo per la pubblicità. A breve. Fra poco. Ben ritrovati qui ad In Salute. Ci siamo, puntata numero 8. Ricordiamolo, due mesi di In Salute, e oggi stiamo parlando di scienze di dimagrimento, quindi come iniziare un percorso. Abbiamo visto la figura del personal trainer, abbiamo visto quelle che sono alcune problematiche dell'iniziare un percorso, abbiamo visto i primi step. Sono 10 step per quando una persona decide di mettersi in gioco. Lo step numero 1, Tommy, abbiamo visto che è il coraggio, quindi il coraggio della decisione di iniziare. Poi abbiamo visto il cambio del mindset, quindi il cambio mentalità. Iniziamo a vedere le cose in maniera diversa, iniziando il percorso. Poi la scelta, quanto è difficile scegliere la persona giusta, il team giusto a cui affidarsi per iniziare il proprio percorso. E poi abbiamo visto impostazione degli obiettivi, quindi darci un obiettivo a medio-lungo termine per iniziare il nostro percorso di dimagrimento. Io direi che tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, Michi, la dice lunga anche sul percorso in generale, no? Noi abbiamo praticamente impiegato 30 minuti, metà puntata, solo per dire come bisognerebbe iniziare. Sì, quindi sì. Fondamentalmente alle persone a casa gli possiamo dire che il passo più difficile, il passo più complicato è la cosa veramente, veramente importante, è semplicemente iniziare. Esatto, è quello che fa e farà la differenza. Quindi io, mentre mi ricollego con un piccolo problemino tecnico per farvi vedere le slide, una volta che abbiamo intrapreso il nostro percorso... Esatto, la cosa più importante è sempre approcciare le cose, approcciare il percorso e l'obiettivo, la ricerca e il rincorrere l'obiettivo sempre con un professionista. Esatto. Andiamo avanti con i punti, quindi visto l'ultimo, l'impostazione dell'obiettivo, il punto numero 5 è molto interessante, che anche qua non si parla di una ricetta magica o di semplicemente una strategia, ma si parla di no dieta, ma stile di vita, e si va a farvi capire quella che è la differenza in queste poche righe tra perdita di peso e dimagrire. Questo perché, Tommy? Perché la maggior parte delle persone su cosa si focalizzano immediatamente, vogliono vedere subito il risultato sulla bilancia. Questo è,
è una bella gatta da pelare un pochettino qui, perché si parla proprio di qualcosa di insito nella cultura. Cioè noi associamo il benessere e il dimagrimento a quella lancetta o a quella bilancia digitale che adesso, abbiamo adesso tutti. Sono digitali, nelle... quindi le bilance, la lancetta si vede meno. Abbiamo tutti dentro casa la bilancia, e noi quello che diciamo sempre alle persone che seguiamo è: prendete sta bilancia benedetta e buttatela via. Esatto. Perché? Perché fondamentalmente il peso è fondamentale. Sì, perché si parte sempre da lì per capire l'approccio giusto, per capire qual è il giusto quadro e quel giusto percorso da seguire, però rimane sempre comunque una variabile, no? Esatto, anche perché in realtà dice tutto e dice niente. Quello che vogliamo far capire alle persone che ci guardano è che c'è una differenza tra perdere peso e dimagrire, perché il peso essenzialmente è costituito dalla percentuale di massa magra e una percentuale di massa grassa. Quindi due persone con lo stesso peso possono avere composizione corporea totalmente differente, e spesse volte nelle diete strong, fai da te, quelle con risultato breve in 10 giorni, o come la battuta che ho fatto prima sul matrimonio da raggiungere, magari si perde peso ma si va ad intaccare la massa magra, quindi il muscolo. Quindi in realtà non stiamo dimagrendo, magari il numero sulla bilancia scende, ma non stiamo dimagrendo, stiamo semplicemente perdendo peso, che poi ovviamente risalirà appena termina questo piccolo breve periodo di dieta strong fai da te. Quindi se vi siete affidati a un nutrizionista, un dietologo, dietista almeno una volta nella vita, sapete che non è la dieta fatta per 10 giorni, ma è un percorso, e sempre vi fanno vedere anche la percentuale di massa magra e massa grassa oltre ai centimetri per tenere quello che è una linea guida generale. Quindi chi fa un percorso di salute non deve perdere peso, chi vuole dimagrire, deve migliorare la propria composizione corporea, e soprattutto, come dicevi Tommy benissimo, basta a che cosa? Basta la bilancia, basta ossessionarsi. Perché? Perché porta solo cose controproducenti, prima di tutto su che cosa? A livello mentale, come abbiamo fatto metà puntata prima sull'approccio che è più mentale rispetto a quello che poi andremo a fare insieme, è inutile mettersi lì e deprimersi, ma bisogna creare, come c'è scritto benissimo, ciò che ci garantirà il successo sono nuove abitudini salutari che ci porteranno a perdere che cosa? Il grasso e non chili. Però la possiamo dare un'alternativa, Miki. Vai, mi c'è piace. C'è qualcosa che potrebbe sostituire la bilancia. Cioè, le persone hanno sempre bisogno della prova che stanno facendo bene il percorso, sì, o che stanno facendo male. E la miglior prova, il miglior test e il vero parametro che bisogna sempre tenere sotto controllo è semplicemente lo specchio. Farsi magari delle foto, oppure prendere le circonferenze, esatto, prendere i centimetri di qualche punto focale, dei punti che magari potrebbero essere importanti per capire se il nostro corpo sta cambiando nel modo giusto o nel modo sbagliato. Quindi magari prendere il giro vita, prendere la circonferenza del torace, delle braccia piuttosto che delle gambe. Quelli sono dei bei parametri che magari mensilmente, ogni 6-8 settimane sarebbe bene controllare per capire se ci stiamo muovendo verso una direzione piuttosto che quell'altra. Sì. Ma poi c'è sempre un parametro, cioè i vestiti che metto addosso. Esatto, ma anche perché in realtà se facciamo ciò che ci viene, in cui siamo guidati dal professionista o dal team di professionisti, non ci sarebbe neanche proprio bisogno, perché è una conseguenza di queste nuove abitudini, ovvero del mangiare bene, del muoversi, di avere della giusta mentalità, è una conseguenza avere poi il nostro risultato fisico estetico. Invece delle volte abbiamo paura di fare quello sgarretto in più, allora controllo la bilancia se va tutto, si è cambiata, bene, se va tutto bene, ma in realtà il peso ha tantissime variabili, quindi non ha veramente senso, ci porta solo stress che porta produzione di cortisolo che riempiono le cellule d'acqua, e quindi pesiamo anche di più se siamo stressati. Quindi non stressatevi, buttate via la bilancia, non e affidatevi niente alle persone giuste. Sesto punto del percorso, dopo che abbiamo visto che no dieta ma stile di vita, quindi non ha scadenza, questo è cosa importante, perché la dieta molte volte viene catalogata come un qualcosa, una privazione, stare male,
deve durare poco, perché poi devo tornare a sbragarmi con le mie abitudini non salutari e ecco lì l'errore, quindi no dieta ma stile di vita. Beh, qui hai detto una cosa fondamentale, Miki, cioè i percorsi, l'inizio di un cambiamento, il cambio di stile di vita non può essere traumatico. No. Cioè la vita non può essere ribaltata dal giorno alla notte a 360 gradi, cioè in tutto. Le persone prendono, arrivo, basta, oggi cambio, prendo, butto via tutto quello che facevo prima e voglio rivoluzionare la mia vita. Bello a dirsi, ma molto inconcludente. Molto bassa, è molto difficile tenere duro e riuscire veramente a cambiare la vita per sempre. Ci vorrebbe veramente tanta disciplina, è una cosa molto difficile, molto complesso, soprattutto in un mondo in cui siamo bombardati di input quotidiani, lavoro, famiglia, stress, stress, stress. Ora, dal sesto punto invece ci addentriamo nella parte un po' più pratica, quindi ovviamente stile di vita e alimentazione. Quindi per forza di cose, se fino ad oggi io parto e il mio punto zero è X più qualche chilo, ognuno c'ha i suoi, e voglio tornare al mio peso forma, dovrò seguire un'alimentazione diversa, semplicemente per il fatto che magari le scelte alimentari fatte fino ad oggi che mi hanno portato qua non sono le più corrette. E quindi cosa dovrò farmi? Fare improvvisare, Tommy, fare la dieta di 10 giorni o altro? No, ovviamente, come abbiamo sempre promosso in questa trasmissione, ci sono i professionisti di riferimento sempre, che vi aiuteranno in questo percorso. E poi è importante anche capire insieme al professionista, cioè le persone devono capire che non c'è uno standard, cioè esatto, che non c'è una letteratura specifica perché bisogna seguire per forza questo stile alimentare, questo percorso per arrivare a quel determinato obiettivo. Ogni persona è, io lo paragono sempre a un libro, sempre una storia a sé ed è sempre molto soggettivo. Quindi la bravura del professionista sta proprio nel cucire il vestito addosso, mi ripeto perché questa metafora l'ho usata tante volte, è giustissimo, però rende l'idea. Ovvero, se la persona ha uno stile di vita frenetico, sarà impossibile fargli preparare tanti pasti se magari è molto, lavora spesso fuori. Quindi cucire sullo stile di vita della persona, su cosa gli piace, cosa non gli piace, sulle abitudini, sui ritmi di vita, farà anzi la differenza sul percorso poi della persona. E questo chi lo può fare? Non qualcosa di prestampato, ma una persona con cui si crea un rapporto, con cui si instaura un rapporto di fiducia e si inizia un percorso, lo ripeto, quindi non di 10 giorni, sarebbe impossibile. E poi è anche importante ricordare, Miki, secondo me, che quando ci si affida a un professionista si capisce anche che l'alimentazione in particolare è una scienza vera e propria in cui il secondo me non esiste, cioè no, in cui alla base ci deve essere sempre l'analisi del sangue, un'analisi magari bioimpedenziometrica, che per le persone che a casa non sanno che cos'è, è appunto il check e lo scandaglio di quelle che sono tutte le varie componenti corporee. Quindi, per riassumere in breve il rapporto tra la massa magra, la massa muscolare, la massa grassa e i fluidi corporei. Inoltre ci sono tantissimi test che un professionista potrebbe utilizzare per costruire un piano, come magari mi viene in mente anche il test del microbiota intestinale. Esatto, ci sono varie dinamiche e proprio per questo, a questo ci si collega col punto numero 7, che è l'importanza di un qualcosa che magari viene sottovalutato, ma il messaggio che vogliamo mandare non è quello di trovare la pillola magica o bruciagrassi o qualsiasi altra cosa che vi possa venire in mente guardando l'integrazione, ma semplicemente è correlato all'alimentazione, al fatto che oggi, come abbiamo già visto in altre puntate, magari la qualità del cibo non è così efficiente, diciamo così, spettacolare. Quindi non solo l'importanza dei macronutrienti, ma anche dei micronutrienti per la salute. Infatti sotto, come vedete, c'è scritto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che il 60% della mortalità globale è attribuito a malattie croniche correlate a carenze nutrizionali. E anche qua chi è che lo può fare? Non mio cugino,
ma sempre un professionista. Quindi che sia. A meno che tuo cugino non sia un professionista. Ovviamente, giustamente, giustamente, ma quindi un professionista, che sia farmacista, che sia nutrizionista, quindi qualcuno esperto, e deve essere cucito con l'alimentazione nel caso ce ne fosse bisogno. Magari ci sono casistiche di persone che mangiano bene, molto bene, e non hanno questa problematica. Cioè, quindi è importante magari lanciare anche il messaggio, Miki, che le persone quando si iscrivono in palestra non devono fare l'assalto e la corsa nell'acquistare 1000 prodotti, esatto, per integrare la propria alimentazione, ma è giusto integrare, è fondamentale integrare, però nel modo giusto e soprattutto sotto prescrizione magari. Esattamente, quindi ovviamente il messaggio non è quello di andare in palestra e tra virgolette comprare tutte le cose per raggiungere il risultato il prima possibile, perché non funzionerà, ve lo diciamo subito. Funziona molto di più tutta la prima parte che vi abbiamo detto: mangiare bene e muoversi. Ma il messaggio è migliorare lo stato di salute in una condizione in cui oggi è sempre più difficile reperire i nutrienti necessari per far sì che il nostro organismo funzioni nel migliore dei modi. Purtroppo la mela di oggi non è la mela di 100 anni fa. Bravo, ci vogliono 10 mele, come si dice. Ora passiamo al punto 8, che Tommy, questo è il nostro, sì, l'importanza, qui siamo a casa, che è l'ottavo punto per quanto riguarda il percorso che abbiamo iniziato, che è l'importanza dell'allenamento. Quindi l'allenamento è veramente, veramente importante, che questo, Tommy, è un po' il nostro pane. Sì, perché la domanda più frequente è: qual è l'allenamento giusto per perdere peso? Qual è l'allenamento giusto anche per prendere peso? Chiaro. Cioè, qual è la giusta strategia di allenamento? Le persone pensano, associano il dimagrimento a prendo e vado a correre, oppure le persone associano il prendere peso al prendo e, tra virgolette, mi ammazzo di pesi. Esattamente. Però possiamo anche sfatarla un po' questa cosa. Diciamo che questo è il periodo in cui ci si inizia a muovere. Magari tante persone pensano, perché ognuno poi ha il proprio mestiere, come giusto che sia, che la strategia migliore per dimagrire, magari l'abbiamo anche già visto, è andare a correre fuori, magari a luna, Tommy, quando è pranzo, così è più caldo, magari mi metto anche il cellophane. Sì, perché devo sudare. Nei fianchi, perché devo sudare, così brucio di più. Uno, le persone associano il sudore al grasso che se ne va. Esatto, si scioglie, invece è semplicemente disidratazione. Perché è importante il personal trainer laureato, cioè una figura che ti sappia guidare in base all'obiettivo che hai. L'esercizio fisico, come abbiamo visto, permette essenzialmente due cose. La prima è di bruciare calorie, che come abbiamo visto sono facili da far rientrare mangiando cibo non proprio salutare, e la seconda è quello di mantenere o migliorare il tessuto contrattile, cioè il muscolo, quindi migliorare la massa magra. E soprattutto la scelta tra le due strategie è compito di una persona qualificata che vi possa garantire il risultato. La combinazione di andare a fare attività aerobica con quella di fare esercizi contro resistenza è la migliore, ma il beneficio più grande è quando si trova e si ha il tono muscolare, anche perché poi migliora la ripartizione dei nutrienti, ovvero che quando noi facciamo esercizi che non per forza dovete immaginare di sollevare chissà quanto peso in palestra, in un macchinario, ma può essere semplicemente anche del sedersi nella sedia, no? Tommy, gli squat a casa di una signora, dovete sapere che la ripartizione dei nutrienti, ovvero quando mangio, gli esercizi contro resistenza, un miglior tono muscolare ci permette di veicolare queste calorie, questa energia, più verso il tessuto muscolare, quindi nel muscolo, piuttosto che nel tessuto adiposo, ovvero nella pancia, diciamo, nel grasso. Possiamo... Io vorrei dire alle persone che ci stanno guardando in questo momento che se ascoltano bene le nostre parole e cercano di entrare nel succo del discorso, la cosa che si evince è che tutto quello che abbiamo detto fino adesso non è solo ed esclusivamente per giovani, no, ma è veramente dei percorsi che non hanno età, dai più piccoli ai più anziani. È una regola e sono delle nozioni e dei consigli che valgono veramente per tutti, perché a volte le slide sono fuorvianti, cioè si vedono sempre questi modelli, no? Sempre sì, giovani, in salute e in forma, che ci presentano quello che è lo stereotipo della persona che frequenta la palestra, però in realtà è per tutti. Anzi, è soprattutto per esatto, chi è
diciamo, un po' più in là, perché diciamolo chiaramente, fin quando sei un ragazzo hai meno responsabilità, meno problemi, è molto più facile che tu ti muova, magari fai uno sport, hai tanto tempo libero e quindi hai una vita più dinamica, bruci più calorie. Infatti se 9 persone su 10 si guardano rispetto a 10 anni fa, 10 anni fa erano più magre. Assolutamente. Quindi, ma soprattutto andando avanti si ha meno tempo, si è più stressati e l'esercizio fisico è proprio salutare, cioè è salute per far sì che ci sia uno stato di tutto l'organismo che stia bene. L'abbiamo visto sulla fisioterapia, sull'osteoporosi, sulla mobilità e l'elasticità muscolare. Quindi mi hai tolto veramente le parole di bocca. Stavo per interromperti proprio per dire questa cosa che hai appena anticipato. E io vorrei parlare proprio con le persone che adesso alle 18:50 stanno preparando la cena a casa e ci stanno guardando, no? Tutte quelle persone, quelle signore. Beati voi che preparate la cena. Che state preparando la cena mentre noi stiamo chiacchierando. Noi stiamo ormai da diverse puntate spezzando tante lance nei confronti del lavoro muscolare, del lavoro a carico, del lavoro contro resistenza e dei famosi pesi, no? Cioè, stiamo cercando di trasferirvi che se fatto nel modo giusto il lavoro in sala pesi e il lavoro in palestra ha dei benefici enormi, sì, anche in termini articolari, anche in termini di capacità di mobilità dell'articolazione, anche per i problemi di artrosi, di osteoporosi e articolari. Una volta si consigliava solo l'attività natatoria, no? Solo l'attività in acqua perché era il posto in cui correvi meno rischio, sì, però in realtà sulla bilancia i benefici di un lavoro a carico sono estremamente maggiori. Assolutamente sì, anche perché poi la vita è contro resistenza, il nuoto è fantastico, poi non nuoto ma attività natatoria come hai detto te, per dare mobilità alle articolazioni senza dargli carico. E io andrei avanti, Tommy, perché siamo agli ultimi due punti. Come avete visto, alimentazione e allenamento sono veramente alla fine, perché un percorso è un qualcosa che ti prende a 360 gradi e per far sì che porti al risultato sperato, come magari può essere il dimagrimento, è molto più importante l'altro aspetto, perché poi quando il corpo sta bene, inizia a muoversi, a mangiare bene, sta bene, quindi ti richiede questa situazione. Ma andiamo a vedere le prime sensazioni, quindi cosa aspettarsi, anche perché delle volte le aspettative sono diverse dalla realtà e come possiamo leggere, Tommy, la prima cosa che si vede, magari abbiamo aspettato decadi, anni o mesi o settimane, ma quando iniziamo cosa vogliamo avere? I risultati istantanei, quindi impazienza nell'avere risultati. E quindi bilanci, ci ricolleghiamo al discorso di prima. Ma un consiglio, Tommy, su questo? Il consiglio è quello di saper attendere. E c'è una frase bellissima che spesso io rileggo e cito anche le persone che seguo, che è in inglese, cioè nobody queues for a flat roller coaster. Cioè significa nessuno fa la fila per delle montagne russe piatte. Cosa significa? Significa che il percorso è bello per questo, cioè ci sono dei momenti di stallo, dei momenti piatti, dei momenti in cui sembra che non si progredisce verso il risultato e poi ci sono dei momenti in cui viene tutto facile. Esatto. Però bisogna sapere aspettare, bisogna sapere essere costanti, perché la parola chiave in questi percorsi è sempre la costanza. Esattamente, infatti come tra i punti delle prime sensazioni e risultati c'è l'impazienza iniziale, poi ci può essere un po' di spossatezza le prime settimane. Perché? Perché stiamo cambiando abitudini, quindi magari se abbiamo iniziato anche un percorso alimentare inizialmente potremo sentirci inizialmente, ma non per forza, un po' più stanchi, ma il corpo semplicemente che si sta disintossicando. Poi subito dopo ci sentiremo molto più energici, ma come hai detto benissimo Tommy tu, la costanza è quello che ci farà fare la differenza. Altra cosa, un po' di fame psicologica si può avere come sopra, ma questo parliamo sempre dell'inizio. È lì che per quello abbiamo parlato tutta la prima parte di come prepararsi, perché il primo periodo, cambiando le abitudini, anche se non faremo un cambiamento drastico, dopo la motivazione iniziale potrebbero venire un po' meno e le sensazioni potrebbero essere queste. Ma andando avanti cosa troviamo? Troviamo ovviamente i primi risultati. E qua invece, Tommy, l'hype
sale. Qui si stappano gli spumanti, no? Di solito. Sì, sì, sì. I primi risultati, le prime soddisfazioni, quanto sono sempre belle. È sempre bellissimo vedere le persone contente, no? Contente di rimettere un vestito che erano anni che non mettevo, contente di stare meglio e di vivere meglio le situazioni nel quotidiano, no? Cioè, non possiamo capire a volte quanto stressano certe situazioni di quotidianità, cioè quanto è stressante andare nel negozio di vestiti a fare shopping e non trovare niente che mi sta, fare delle foto e non vedersi a proprio agio, temere e perdere la serenità e il rapporto, il sano rapporto col mio corpo. Esattamente. E quindi queste sensazioni sono bellissime e dopo i primi risultati bisogna continuare a avere fiducia e sincerità con chi? Con la persona che ti segue, perché è normale che ci saranno momenti di up, momenti di down, come abbiamo appena detto, la differenza la farà la costanza nel medio-lungo termine. Non serve a niente fare un mese strong e poi arriva l'estate e rifaccio quello che facevo prima ancora peggio, ma darsi tempo. E quando ci sono i momenti no, che figura con chi posso parlare? Con la persona o col team che mi segue? Ed è lì che si andrà a con fare la persona che, ricordiamo, ha schedulato, ha programmato il percorso, esatto, e sa anticipare il problema o sa gestire il problema quando si presenta. Esattamente. Quindi il punto numero 10 e l'ultimo, quindi dopo aver fatto preso la decisione, quindi il coraggio, il cambio di mentalità, abbiamo scelto il percorso, abbiamo impostato gli obiettivi, ci siamo affidati ad un team, non facciamo una dieta ma uno stile di vita, curiamo l'alimentazione, l'integrazione, l'allenamento, le tutto aspettative, i primi risultati e alla fine un nuovo stile di vita. Quindi superati, come vedete, non due giorni, due settimane, ma i primi mesi di adattamento fisici e mentali, il tuo corpo avrà questo nuovo stile di vita. E come ti sentirai? Ovviamente al massimo, perché avrai curato tutte le aree. E non solo dal punto di vista prettamente estetico, ma anche a livello energico, a livello relazionale. E questo fa la differenza. E non ci accorgeremo di una cosa fondamentale, cioè che tutto quello che è stato il cambiamento, tutte quelle attività nuove che abbiamo inserito nella nostra routine quotidiana, ad oggi sono insostituibili. Esatto. Cioè non riesco più a farne a meno, o meglio, ho imparato a gestire il mio corpo, ho imparato a gestire l'attività fisica, quella componente della giornata in autonomia, perché adesso conosco il mio corpo, adesso conosco gli esercizi giusti e conosco la strategia giusta e volendo posso fare anche da solo. Esatto, e sarà impossibile smettere. Esatto, sarà anche impossibile sbagliare. Esatto. Perché finalmente sarò in salute. Oh, e con questa frase bellissima, Tom, io direi di chiudere perché siamo anche un pelino lunghi. Sì. Con il quiz finale. Fanno TV ci perdonerà. Sì, sì, sperando che vi sia stato d'aiuto capire cosa significa iniziare un percorso e avendovi dato le informazioni il più limpide e anche delle volte, no, la verità, inutile fare vendere cose che sono aria in questo momento, visto che arriva l'estate, ma capire l'importanza del percorso. Quindi partiamo con il quiz, mi raccomando, rispondete numerosi per vincere la consulenza. Assolutamente. Con il nostro team. Quindi leggiamolo. Certo, a lei l'onore. Leggo io? Vada. Allora, qual è la cosa migliore da fare per perdere peso? A. Bisogna stare senza mangiare. B. Cambiare stili di vita e abbinare una corretta alimentazione all'esercizio fisico. C. Andare a correre tutti i giorni. D. Rassegnarsi perché è troppo difficile dimagrire. Beh, direi che anche oggi, Michi, questo quiz non è poi così difficile. Siamo sempre complicato. Troppo buoni. Vogliamo farvi vincere, dai. Vogliamo farvi vincere. Quindi ricordiamo che noi siamo sempre a disposizione per qualsiasi domande, per qualsiasi problematica che avete da esporci. E niente, come di consueto, Michi, ci vediamo venerdì.